www.maurizio.it, eredità. Ecco qui un altro focus del notaio Busani, vi riporto poi qui il link dell'articolo, che ci parla dei movimenti di conto corrente appartenuti a una persona con un amministratore di sostegno. Quindi il conto corrente bancario di una persona defunta, già soggetta ad amministrazione, con amministrazione di sostegno, può essere movimentato questo conto corrente dall'amministratore di sostegno se autorizzato dal giudice a effettuare pagamenti dovuti per quanto riguarda il defunto o a causa del decesso, ad esempio l'ultimo stipendio, il TFR della badante, le spese funerarie, un canone di locazione, le utenze di casa, eccetera, eccetera, eccetera. È questo che afferma questo interpello che vi riporto qui, con quale le banche vengono autorizzate dunque a consentire operazioni, queste operazioni inerenti alle giacenze intestate al cliente defunto. Una buona lettura e una buona educazione finanziaria. Alla prossima!